A Barca gioca lo Spisni contro i Quotati Parietà del Sasso Marconi. La partita sembra iniziare bene. Tornano le solite amnesie. In fase di contrasto chiusura, il Sasso se ne approfitta per segnare. Andiamo subito in bambola, qui i difensori salvano. Qui salva Davito. Qui libera Migliotti. Ancora Davito salva un gol fatto. Palla pericolosamente al centro, ma l'ale spreca dall'altra parte. A metà secondo tempo rimettiamo piede nella metà campo avversaria con una punizione di Migliotti. Leia recupera per Bisagni, bel giro palla con Migliotti per Gamberini. Bravo, vai Gadaro, dentro! Che però non crossa subito, avventurandosi in un dribbling e l'azione sfuma. A chiudere Martini! Veloce contropiede avversario che brucia i nostri difensori, palla fuori. Rinvio di Taioli che rimbalza sull'avversario, per poco non si scappa il gol. Bella discesa di Gledian, triangolazione col Bonafè, ma la difesa anticipa, poi tiro strozzato di Bonafè. 1-2, perfetto, vai! Bene, dai, bel dialogo tra Gamberini, Gledian e Bonafè, al centro per Scagliarini, non va. Vai Scaglia! Gli avversari recuperano palla e vanno in area, Taioli protegge l'uscita di Davito. Occhio dietro! Taioli! Gamberini recupera palla ma si avventura ancora nel dribbling, palla persa. Forza, cerchiamoci! In mezzo, ancora Bisagni per Scagliarini che passa a Didu anticipato. Vai vai Davide! Bello, bello! Giralo! Gamberini per Migliotti che passa a Gledian, lancio per Scagliarini, centrale avversario protegge l'uscita vai, del portiere. Dai, apri le braccia! Gamberini recupera palla, dai e vai con Didu, anticipo avversario. Bravo Giacomo, dai! Niente da fare, se ne hanno tre, loro devono dribblare tutti e tre. Gli avversari si ripresentano in avanti, Davito in uscita. Matti ce l'hai dietro! Ancora, ancora, ancora! Ti torna! Dai, era tuo, Bonafè, era tuo quello, Mancata chiusura al centrocampo, azione avversaria per vie centrali, tira Palombella parato. Minchia. L'ala avversaria brucia la nostra difesa in velocità, morbido lob al centro, l'altra ala posta sul secondo palo in sacca. Bel recupero di Bisagna, bravo, dai! Che lancia i due attaccanti, recupero avversario. Didu per Migliotti, bel possesso palla e passaggio per Bonafè sulla fascia. Bello, vai, 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 vai! Discesa e passaggio per Scagliarini. Se Scaglia al centro, dai! Dai! Punizione di bravo, dai, metti al centro! Di Gamberini e Gledian, anticipo della difesa. Bella chiusura difensiva di Taioli. E chiusure! Primo tempo 0-2 per loro. Nel secondo iniziamo di nuovo. Molli e loro segnano subito. E poco dopo raddoppiano. Bel colpo di testa di Taioli, fuori. Johnny tenta il tiro. Non tirare così, c'è una Scaglia vicino. Palla fuori di un soffio. Un altro bruttissimo tempo finisce 2-0 per loro. Nel terzo tempo sembriamo svegliarci un po'. Bel fraseggio tra Didu e Gledian sulla destra. Palla al centro anticipo. Migliotti sulla fascia mette al centro, Gamberini tenta di liberarsi ma il portiere e il difensore anticipano. Bravo! Contropiede ci frega, diagonale sull'uscita del portiere. Numero 10 avversario per il difensore di fascia che percorre tre quarti in campo disturbato.
Occhio Bisagni che solo! Centro avanti che ripassa sulla destra dove si era nel frattempo portato il numero 10. Tiro e parata, grandissima azione. Bravo Biccio! Gledian per Scagliarini che tira da lontano. Respinta di portiere, Bonafè calcia fuori. Dai che c'è, dai che c'è! Non ci credo! Ping pong in area avversaria, senza esito. Dai Matteo, almeno tu! Recupero di Gamberini al limite dell'area. Palla persa pericolosamente, va Bisagni libera per Milioti. Matti, dai! Che attraversa il cerchio di centrocampo e tira fortissimo da 40 metri, gol pazzesco. Avversari solo davanti a Marcellino. Grandissimo, bravo! Calcio di punizione di Gledian all'incrocio. Bello, bravissimo! Tiro di Taglioni, parata. Barbero recupera palla e tira, parata. Bravissimo, passala però! Ancora Barbero al limite dell'area, tiro di destro, no, che non è il suo piede, fuori. Bello. Il Sasso si presenta in avanti per recuperare il punteggio nel terzo tempo. Alla destra mette al centro, ma per fortuna non c'è nessuno a concludere. Ma subito dopo l'azione si ripete dall'altro lato, gol. Barbero tenta il passaggio per Bonafè, anticipo del portiere. Una partita bruttina della Barca, con i soliti problemi difensivi, poca corsa in fase di non possesso, poco dialogo in attacco, confusione nei ruoli.